La musica esce solo in digitale e quindi devi comprare pure un po' di digitale, però la passione principale è il vinile, è incredibile che qua in questa città ci sono locali dove puoi suonare solo ed esclusivamente vinile, cioè non c'è un CD. La cosa che mi emoziona più di Londra è sempre la musica, è sempre il fatto di poter uscire di casa quando era possibile e avere negozietti di dischi ovunque, poter andare a cercare, spulciare, come si dice qua, e diggare, scavare nelle buche dei dischi. Il mondo dello spettacolo, della musica, dei locali, chiaramente in questo momento è quello che sta soffrendo più di tutti, e quindi hanno messo su questa radio, internet radio, che si chiama Viniles. Io ogni settimana mando un'ora di musica che registro qui dentro casa. Il mio show si chiama London Soul perché esporto un po' di musica che trovo qui, tra nuovo e vecchio, dei negozietti di usato, diciamo. A Londra ci sono arrivato due volte, nel lontano 1998. Stavo studiando, facendo l'università a Milano, e a quei tempi si diceva bisogna imparare l'inglese, e quindi... E poi dopo in realtà ci rimasi per 2 anni perché finì l'università qui. Comprai talmente tanti dischi anche in quegli anni qui a Londra che invece di rimanere qui a trovare un lavoro normale, decisi di tornare in Italia e iniziai a fare un po' il DJ nei locali della Riviera. Poi la seconda volta ero a Milano, lavoravo in una banca e ci furono grossi tagli e quindi mi trovai a dover cambiare lavoro. Londra era un po' la città dove si poteva venire a cercare una carriera nel mondo della pubblicità, della comunicazione. Abituato a vivere Londra, a vivere la notte, è stato uno shock. Però il lockdown alla fine mi ha portato pure una cosa fantastica, c'è stata la nascita di mia figlia. Come cambia la vita in meglio, chiaramente, anche sotto il lockdown. Si vive molto alla giornata. Penso che qua ci sarà una forte crisi verso la fine di quest'anno o il prossimo. Londra è una città che sa reinventarsi, che sa fare, quindi puntiamo un po' su quello. Ecco. Mollare adesso sarebbe un errore, ecco, questo sicuramente. Sono venuta qua a Londra nel 2009 facendo il volontariato europeo e ho lavorato in una charity per donne con vari problemi. Andiamo. Al momento penso al presente perché ovviamente la bambina è quello che diciamo ci domanda. Ovviamente non è il momento giusto di tornare in Italia adesso. Lei non era in programma, però come penso un sacco di coppie, si scopre che questi sono nati tutti questi bambini qua e là. E mi piacerebbe comunque che lei abbia la possibilità di fare esperienze sia qui che lì, perché abbiamo anche la famiglia in Italia. E sarà un po' un 50-50, che in qualche modo dovremmo gestire. Quando arriverà il punto lo faremo.